La figura del Conte Dracula, il più celebre vampiro della letteratura, ha ispirato film celebri, imitazioni e una discreta industria dell'horror. Ma per quanto si tratti di un essere di pura fantasia, il suo creatore, Bram Stoker, potrebbe in realtà essersi ispirato a un autentico personaggio sanguinario vissuto in Transilvania in epoca medievale. E alcuni oggi sostengono che i resti di Dracula si troverebbero addirittura in Italia, a Napoli. Possibile? È quello che cercheremo di scoprire in questo nuovo episodio di Strane Storie. Niente, devo proprio farle riparare queste dita. Bentrovati, io sono Massimo Polidoro e come ogni venerdì ci ritroviamo per indagare fenomeni misteriosi e all'apparenza inspiegabili, ma come ben sapete, spesso le apparenze ingannano. Se venite qui per la prima volta, ma come me siete curiosi di tutto quello che è insolito e misterioso, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi episodi. Premete il pulsante rosso e poi cominciamo. Fino al 1992 Dracula, il vampiro più famoso del mondo, era pressoché sconosciuto nella sua terra d'origine, la Romania. Solo allora, dopo la caduta del dittatore comunista Nicolae Ceausescu, il romanzo che portava il suo nome, Dracula, scritto dall'irlandese Bram Stoker nel 1897, fu tradotto e pubblicato in rumeno. E solo allora i rumeni poterono leggere la storia, resa celebre da tanti film dell'orrore ma che nel loro paese erano vietati, dell'avvocato londinese Jonathan Harker, che giunto al castello del conte Dracula in Transilvania scopre come il nobiluomo sia in realtà un vampiro, cioè una sorta di morto vivente che si nutre del sangue dei vivi. Solo dopo mille pericoli Harker riuscirà a ucciderlo. Eppure il cattivissimo di Stoker fu ispirato almeno nel nome da una figura storica della Valacchia, come si chiamava l'antica Romania medievale, il famigerato Vlad III Draculea, vissuto a metà del 400. Un uomo diventato in Occidente simbolo del male, la cui leggendaria violenza però è in parte frutto della propaganda dei suoi nemici e che in patria invece è considerato un eroe nazionale. Molto di quel che si dice di Vlad, detto Tsepesh, cioè l'impalatore, deriva da una serie di racconti sensazionalistici della fine del XV secolo. Le incisioni sui libri tedeschi dell'epoca lo raffigurano come un tiranno folle che pasteggia tranquillo di fronte alle sue vittime impalate. Si dice che avrebbe ucciso tra le 20 e le 40.000 persone, tra rivali politici, criminali e gente comune, e oltre 100.000 turchi, suoi acerrimi nemici. Ma forse sono esagerazioni. È senz'altro vero che Vlad era feroce, ma bisogna tenere conto del contesto storico in cui visse. Mi hanno spiegato, quando sono stato in Romania ad approfondire l'argomento per un documentario a lui dedicato, che in effetti quello era un mondo molto diverso dal nostro. A quei tempi non esisteva il concetto di prigioniero di guerra. Chi non poteva essere sfruttato come schiavo veniva ucciso per evitare di lasciare in circolazione potenziali nemici. Per la stessa ragione, quando un monaco, Hans, rifugiatosi in Valacchia, chiese a Vlad perché si accanisse tanto su donne e bambini, lui rispose: i piccoli che sono qui diventerebbero grandi nemici se li lasciassi crescere. Erano tempi indubbiamente più violenti e feroci, dove la vita di un uomo valeva meno di zero, con buona pace di chi sostiene che si stava meglio quando si stava peggio. La ferocia poi era un ammonimento per tutti. Il comportamento spietato delle truppe induceva le popolazioni dei territori invasi ad arrendersi più in fretta, agevolandone la conquista. Un esercito che si fosse imbattuto in una foresta di corpi impalati ci avrebbe pensato due volte prima di proseguire. Va anche detto però che il supplizio dell'impalatura non fu introdotto da Vlad, bensì dai crociati nel 1200. La vera storia di Vlad III però riserva altre sorprese. Radu Costantinescu, esperto rumeno di diritto medievale per esempio, ha confrontato le punizioni inflitte da Dracula con quelle previste a quel tempo dalle leggi dei Sassoni, i mercanti tedeschi dei Balcani. La straordinaria conclusione è che Vlad, quando condannava a morte i Sassoni, non faceva altro che giustiziarli secondo le pene previste dalle loro stesse leggi.
Nato a Sighișoara, nella regione della Transilvania, intorno al 1431, Vlad era noto sin da giovane anche con il nome di Dracula. Per la maggior parte dei ricercatori il nome indicherebbe l'appartenenza del padre, Vlad Dracul, all'ordine del Dragone, fondato nel 1408 dall'imperatore Sigismondo di Lussemburgo. Poiché dal latino draco, cioè drago o serpente, deriva il rumeno drac, diavolo, Dracul si dovrebbe tradurre come il diavolo e Dracula, da Draculea, come figlio del diavolo. Ma la parola Dracula potrebbe significare anche solo figlio del dragone. Quando Vlad aveva 6 anni, il padre scacciò il governatore della Valacchia, diventando Gran Voivoda, cioè signore assoluto. A quel tempo incombeva sui Balcani la minaccia ottomana. I turchi avevano già conquistato la Serbia e la Bulgaria e si apprestavano a invadere la Grecia. Se ci fossero riusciti, la Valacchia sarebbe diventata una zona cuscinetto tra i musulmani e il principale stato cristiano della regione, l'Ungheria. Per tenere in pugno i valacchi, il sultano Murad II prese in ostaggio Vlad e il fratellastro Radu. Quando il padre di Vlad morì, il trono di Valacchia passò di mano da un principe all'altro e il paese cadde nell'anarchia. Non ancora diciottenne, Vlad riuscì a convincere il sultano ad aiutarlo nella riconquista del trono paterno. Quando fu acclamato sovrano di Valacchia nel 1456, egli giurò fedeltà al re d'Ungheria, Ladislao il postumo, ma mantenne buoni rapporti con i turchi, almeno finché Murad II non morì. Il nuovo sultano, Maometto II, minacciò di invadere la Valacchia se Vlad non avesse pagato l'esoso tributo di 10.000 ducati e non avesse giurato fedeltà al sovrano turco. Vlad cercò l'aiuto del re d'Ungheria e dei Sassoni. Il loro rifiuto costrinse Vlad a cedere al ricatto di Maometto II. Ladislao intanto tramava per mettere al posto di Vlad un sovrano più malleabile. Dopo aver sventato un complotto per assassinarlo, Vlad chiese al re d'Ungheria se l'accordo di pace tra i loro paesi fosse ancora valido oppure no. Non ricevette risposte e Vlad replicò a quel silenzio facendo bruciare villaggi e castelli nelle terre dei Sassoni protetti dal re d'Ungheria. Nel primo racconto tedesco su Dracula, stampato a Vienna nel 1463, questi attacchi sono presentati senza alcuna spiegazione, come frutto della crudeltà gratuita del tiranno. Ma in realtà erano la risposta, nello stile dei tempi ben inteso, di un sovrano a colui che aveva tentato di liquidarlo. E nonostante la loro provata infedeltà, Vlad confermò i privilegi di libera circolazione dei Sassoni in Valacchia. Intanto Vlad doveva vedersela con le truppe ottomane di ritorno dalla guerra in Serbia che attaccavano le sue cittadelle. L'impalatore partì alla caccia dei soldati turchi con un esercito di 5.000 uomini. Ebbe la meglio sugli invasori e ne massacrò oltre 10.000. Quindi, per rifinanziare l'esercito in vista della ritorsione turca, impose nuove tasse ai Sassoni. Ben presto a corte si cominciò a pensare di deporlo. Vlad decise di risolvere la questione a modo suo. Si racconta che la domenica di Pasqua del 1459 invitò a un banchetto nel suo palazzo a Targoviste tutti i nobili e i signori del paese. Chiese loro quanti principi avessero visto salire al trono e i boiardi beffardi risposero che erano passati oltre 50, come a dire che non aveva poi tanta importanza che occupasse il trono del principato. Come è possibile che abbiate avuto tanti principi? Domandò Vlad. La colpa è delle vostre vergognose discordie. Detto ciò, fece condurre i nobili fuori dal castello e li fece impalare insieme alle mogli e ai servi, in tutto oltre 500 morti. Ma per gli studiosi come Matei Kazaku dell'Università di Parigi e altri, la cifra è falsa. Secondo i miei calcoli, spiega Kazaku, nella stanza dei banchetti del palazzo non potevano stare più di 50 persone. Un'altra dimostrazione di come le cronache del tempo, compilate dai tedeschi ostili a Vlad, tendevano a ingigantirne la crudeltà. Intanto la vendetta turca si avvicinava. Vlad riuscì a liquidare la spedizione inviata dal sultano per farlo prigioniera e alcune decine di uomini finirono impalati. Ma quando il grosso dell'esercito ottomano, oltre 60.000 uomini, penetrò in Valacchia, Vlad, che aveva un esercito di circa 31.000 soldati, fu costretto a indietreggiare. Bruciò i campi e i villaggi del suo paese per tagliare gli approvvigionamenti ai turchi. L'avanzata ottomana però si fermò solo di fronte a una foresta di oltre 20.000 corpi impalati, uno spettacolo di morte che si estendeva per 3 km in lunghezza e 1 in larghezza. Fu l'ultimo massacro.
Nonostante questa carneficina, Maometto II aveva comunque vinto e mise sul trono di Valacchia Radu il Bello, fratellastro di Vlad. L'imperatore fuggì in Ungheria, dove però lo aspettava la prigione. Il nuovo re, Mattia Corvino, si era infatti accordato con Radu e mise Vlad sotto chiave. Corvino non aveva alcuna intenzione di combattere contro i turchi, come il Papa con insistenza gli chiedeva di fare. Togliendo di mezzo Vlad, che avrebbe innescato nuovi conflitti con gli ottomani, il sovrano ungherese guadagnò tempo. Ma come spiegare al Papa l'arresto di un valoroso combattente contro gli infedeli? Per farlo, Mattia Corvino ricorse alla propaganda. Egli giustificò al mondo l'arresto di Vlad, elencando e ingigantendo le 1000 atrocità di cui si sarebbe reso colpevole. Nel 1463 fu pubblicata in tedesco la storia del voivoda Dracula, un catalogo di violenze che ebbe un enorme successo. Fu forse il primo bestseller horror della storia e diede origine alla leggenda nera dell'impalatore. Quando i turchi tornarono a farsi minacciosi, Mattia si decise a scalzare il nuovo sovrano di Valacchia, Basarab III, e a rimettere Vlad, che nel frattempo aveva sposato una sua figlia, sul trono. Egli sperava che le gesta di Dracula contro i turchi sarebbero state degne di quelle di un tempo, e all'inizio fu così, ma intorno al Natale del 1476 Basarab III, unitosi ai turchi, tornò in Valacchia e riuscì ad avere la meglio su Vlad. Dracula fu fatto a pezzi e la sua testa consegnata a Maometto II ed esposta in pubblico. Anche per questo, per i rumeni di oggi, Vlad non è il tiranno psicopatico dipinto dai racconti tedeschi e ungheresi, bensì un eroe nazionale che difese l'antica Romania dagli invasori stranieri. Nel 1976, il quinto centenario della morte di Vlad fu celebrato da film, libri e persino da un francobollo commemorativo. Erano gli anni della dittatura di Ceausescu, durante i quali Vlad fu rivalutato in chiave nazionalista. Il recupero di figure storiche del passato come Vlad serviva al regime per ricompattare l'opinione pubblica interna e accrescere il consenso. Era come dire: noi siamo stati forti, indipendenti, siamo ancora forti e possiamo opporci a ogni nemico esterno. Come l'attualità dimostra, il nazionalismo è un argomento che riscuote sempre grande successo, e non solo nei regimi autoritari. In più, oggi Dracula è diventato un ottimo affare per l'industria turistica. I castelli di Vlad Draculea sono spuntati come funghi e qualche anno fa fu persino proposta la costruzione di una sorta di Disneyland vampiresca. Il confine tra il personaggio di Stoker e Vlad III in Romania, insomma, è diventato davvero molto sottile. Come ci raccontano le cronache, Vlad finì ucciso in battaglia contro i turchi, fatto a pezzi e la sua testa tagliata inviata a Costantinopoli insieme alla sua spada, come macabro trofeo di guerra. Non si conosce dunque l'ubicazione della sua sepoltura, ma la tradizione la colloca nel convento di Snagov, su un'isola del lago omonimo, poco distante da Bucarest. Tuttavia, secondo alcuni, Dracula riposerebbe in realtà in Italia, per la precisione a Napoli. A portarcelo sarebbe stata sua figlia Maria Balsa, moglie del nobile Giacomo Alfonso Ferrillo, che pagò il riscatto ai turchi e quindi non l'avrebbero ucciso, ma solo imprigionato. Quali sono le prove per una simile teoria? C'è un sepolcro in marmo di Carrara, come spiegano alcuni ricercatori dell'Università di Tallinn, conservato presso il convento di Santa Maria la Nova a Napoli, che contiene le spoglie di Matteo Ferrillo, marito di Maria Balsa. Su questo suggestivo monumento funebre, opera del 1499 di Jacopo della Pila, gli studiosi vedrebbero nel drago presente nello stemma nobiliare dei Ferrillo un chiaro riferimento a Dracula. E poi naturalmente ci sono le sfingi. Che c'entrano le sfingi? Secondo i ricercatori, la rappresentazione dei bassorilievi sarebbe chiarissima. Ricordate che il conte si chiamava Dracula Tepes, dicono loro? Ebbene, sulla tomba è rappresentato un drago, Dracula appunto, e ci sono due simboli di matrice egizia mai visti su una tomba europea. Sono due sfingi contrapposte che, dicono i ricercatori, rappresentano il nome della città di Tebe, che gli egiziani avrebbero chiamato Tepes. E dunque, questa è la conclusione, in quei simboli ci sarebbe scritto Dracula Tepes, il nome del conte. Ma siamo sicuri? In realtà non esiste alcuna documentazione del fatto che Vlad ebbe figlie femmine. Sorvolando su questo dettaglio, che però spezza tutta la catena di collegamenti, figure di draghi si possono trovare su tanti stemmi nobiliari e non è un'esclusiva di Vlad. Infine, se anche le sfingi scolpite fossero davvero un riferimento a Tebe,
ci vuole fantasia trasformare Tebe in Tepes. Vogliamo fingere ancora che sia così? Ebbene, resta molto difficile credere che un'ipotetica figlia desideri ricordare il padre con un soprannome infamante. Tepes significava impalatore, che gli fu dato dai nemici dopo la sua morte. Gli studiosi affermano di voler aprire la tomba per vedere se al suo interno davvero è sepolto Vlad III. Ma viste le prove raccolte, sembra addirittura più probabile che nel sepolcro si trovi il conte Dracula in persona. E chissà se gradirà essere disturbato. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi segnalo che se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories che pubblico su Instagram, oppure attraverso il mio gruppo Facebook o anche ricevendo l'Esploratore dell'Insolito, la mia newsletter settimanale con le 10 cose curiose da sapere. Qui invece ci rivediamo venerdì prossimo alle 13:30 con un nuovo terrificante episodio di Strane Storie. Se vi incuriosiscono le storie legate a creature misteriose, ne potete trovare altre sul mio canale e potete approfondire anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un commento e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi nei prossimi episodi. Cercherò di accontentarvi. A presto! Brrr, che fifa ragazzi, questi vampiri. Ma lo sai tu il colmo per due vampiri? Sfidarsi a un duello all'ultimo sangue. Ma non ridi mai tu però, eh.